Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa strepitosa puntata di Loretta 5 Channel con la scossa di terremoto che ancora si vede. Quello del 90 è praticamente rimodificata dell'anno scorso. Infatti si vede molto di più rispetto a prima. E allora, cosa vorrei raccontarvi? Come vedete sono di nuovo qui, la felpina c'è. Vediamo se riesco a mettermi un po' più così. Ok. La felpina natalizia di dicembre c'è, ho cambiato postazione, la mia ombra è tipo Hitchcock, sono nella stanza da letto dei miei, insomma, di mia mamma. E allora vorrei un pochino raccontarvi e sfogarmi con voi di come mi sta andando in quest'ultimo periodo. Calcolate che siamo esattamente a fine novembre, se non sbaglio dovremmo essere il 28 o il 29 novembre. E al solito voi questi video li vedrete tipo tra un mese. Così se mi succede qualcosa avete video a oltranza, almeno per un mese in più. Vado avanti, ok? Il mio vado avanti è scontato, il fatto che io sto cercando in qualche modo un appiglio costante nella mia vita. Ho rotto una tazza. Ho preso un coniglio, mi sono tagliati i capelli, faccio cose a casa, mi sto vendendo tutti i miei oggetti più cari che ho speso non so quando botto di soldi, sto facendo dei nuovi acquisti, ho fatto i regali di Natale. Manca solo il regalo di Natale praticamente per Chiara, poi per il resto l'ho fatto già per tutti, così mi sono già tolto il pensiero. Nel 2020, ossia l'anno prossimo, io credo che sia realmente il mio anno. È finalmente un numero pari. Come sapete, io adoro i numeri pari, odio i numeri dispari. Sembra una fesseria, ma i numeri praticamente, come posso dire, pari mi portano più fortuna rispetto a quelli dispari. Quindi spero davvero che sia così. Allora, nuovi obiettivi per il prossimo anno, che sono, diciamo, idee che faccio ogni anno qua su YouTube. I miei nuovi obiettivi del prossimo anno è, allora, quest'anno era lavorare e avere la macchina e ci sono riuscito, 2 su 2. L'anno prossimo il mio desiderio è quello di vivere da sola e lavorando vivendo da sola. Quindi avere un lavoro molto più stabile rispetto a quello di quest'anno e soprattutto avere una casa tutta mia, che sia essa comprata, mutuo o affittata, quel che si voglia, che io abito da sola. L'anno prossimo, nell'arco della fine del 2020, farò 29 anni e quindi mi sembra che ci siamo quasi allo scoccare dei 30, per cui io ho detto o a 30 vivo da sola o giù di lì, insomma. Mi dispiace, ripeto, per mio padre e per tutti, ma si devono adattare. Che poi un giorno sicuramente io ritornerò in questa casa perché casa mia non la vendo, sarà ovviamente intestata a me, quindi questa sarà comunque la mia casa, io non la venderò e nemmeno l'affitto, a costo che pago 3 miliardi di luce che nessuno userà mai, ma questa casa non si tocca. Era di mio nonno, era di mia madre e sarà mia. Quindi sicuramente riandrò a vivere qua, io in questa casa mi sento in pace con me stessa. Mi sento in pace, tranquilla, così si sentiva mia madre quando abitava e viveva in questa casa. Quindi questa casa per me è come se fosse un po' una chiesa, è sacra, non si tocca. Che poi io momentaneamente o temporaneamente andrò a vivere fuori Catania, fuori Sicilia, chiamata come lo vuole, o comunque direttamente a Catania, ma in un'altra casa, io sono sicura e convinta che ritornerò di nuovo qua, perché qua c'è l'area di famiglia e questa è la casa in cui io sono nata e in cui sono cresciuta. E poi è un punto centralissimo comunque di Catania. Catania è una grande mela, una grande città. E soprattutto nel mio ambito, che è quello sanitario, bene o male un lavoro si trova sempre. Tra successioni e tra varie cose, non dico che sono miliardaria, ma spero di passarmela di gran lunga meglio. E tutto ciò devo ringraziare soprattutto a mia nonna, che è ancora viva e che fa sacrifici risparmiando soldi. È stata grazie a lei che io sto potendo un pochino campicchiare, soprattutto anche all'eredità di mia madre.
Queste sono cose nei dettagli che ovviamente mi va di dirlo perché molti di voi magari mi guardano e mi dicono come fai a campare, come fai anch'io i miei segreti, anch'io i miei trucchi. Quindi sì, sono disoccupata, ma in qualche modo in realtà no. Anche se disoccupata non ho nulla perché praticamente mi volano le settimane come se non ci fosse un domani. Boh, cioè, veramente, io sono veramente piena piena di impegni, tra amici, cose da vendere, soprattutto la vita casalinga e lo studio che mi occupa davvero molto tempo. Per il resto è come se io lavorassi però a casa, quindi in questo momento è così. Ora mi è giunta all'orecchio di un lavoro. La mia amica Rossella mi ha detto che c'è questo ipotetico lavoro, partendo dal presupposto che io ancora non ho fatto l'esame OSS, non perché io non voglio, ma perché sto aspettando di farlo. Nel frattempo ripasso qualche volta qua e là. Ora ci sarà il ripasso ufficiale appunto nella mia scuola, il solito ripasso annuale che facciamo sempre di 3-4 giorni. E poi in teoria si dovrebbe fare questo maledetto e benedetto esame. Avendo questo attestato, io posso lavorare nell'ospedale, che comunque è il mio sogno e quello che io vorrei fare, ovviamente. Tanti sono i miei sogni, tanti sono i miei obiettivi. Se continuate a seguirmi, io YouTube non lo mollerò affatto, quindi vi posso solo mandare un bacione del cuore e ci vediamo al prossimo aggiornamento, che sicuramente sarà ormai a gennaio del 2020. Ciao ciao.